Wow ragazzi e bentornati! Oggi, dopo tantissimo tempo, finalmente vi farò vedere tutti i miei progetti Legacy. Attenzione perché se starete attenti al video e ci sarà un'arma che in particolar modo vi interessa, non dovrete far altro che scrivermela nei commenti e in futuro ci porterò sicuramente un gameplay, in quanto le armi Legacy non è più possibile trovarle. Precisamente il 5 maggio 2018 è stato introdotto il recombustolatore di vantaggi. Con ciò abbiamo dato addio anche alle armi Legacy, cioè non proprio abbiamo dato un addio, le armi Legacy da quel giorno non sono state più ottenibili. Però le armi che noi ci siamo tenuti, le armi che abbiamo messo nel registro se giocavamo prima della patch 4.2, sono rimaste appunto Legacy. Ecco perché ci tengo a fare questo video, farvi vedere tutti i miei progetti Legacy. Se ci sarà qualche progetto in particolare che vi interessa, noi lo andremo a provare. Per ora passiamo al video. Quindi andiamo sulle mie armi e come vedete il registro pieno di armi. Allora, non so dirvi con precisione quali sono Legacy in base a cosa no, era solamente in base a quelle che trovavo prima. In sostanza prima ci si fregava delle armi Legacy, cioè siccome erano trovabili, qualora tu la trovassi, non ti piacevano le perk, non ti piaceva che era senza elemento, l'andavi a mettere nel registro. Quindi per fortuna ci siamo riusciti a salvare delle armi Legacy, perché quelle nell'inventario, io sono uno molto maniacale, all'epoca le avevo riciclate tutte. Però qualcosa è rimasto nel mio registro. Andiamo a vedere insieme. Allora abbiamo un M4 verde con impatto più 25% e potenza della respinta più 400. Questa perk su quest'arma non è più trovabile. Poi abbiamo un M4 blu, cadenza di tiro, velocità di... vabbè, questo è normale. Uno scarviola. Questo è Legacy perché vedete che la probabilità di critico è scritta proprio probabilità di critico. Non è livello critico come adesso, ma è probabilità di critico. Se leggete questa perk, l'arma è al 100% Legacy. E poi abbiamo lo scaroro, 10% danni, 67,5% danni critici, un po' una schifezza, no? Quindi facciamo bene a tenerla nel registro. Passiamo ai vampafucili. Vabbè, il vampafucile grigio, vampafucile verde con elemento energia, vampafucile blu. Abbiamo il rasoio ad acqua Legacy. Vedete che l'elemento non ha le tacchette come le altre perk. Quindi nel momento in cui vedete questo elemento al posto che le tacchette, vuol dire che l'arma semplicemente è Legacy. E poi il rasoio oro, 10% danni, 25% dimensioni caricatore e un po' di perk che comunque non sono abbordabili, diciamo. Abbiamo il fucile a due colpi, elemento fuoco, anche questo è Legacy, 28% di probabilità di critico. Purtroppo però, fatta così, non ci serve a nulla. E qua abbiamo questo Ranger, anch'esso Legacy, 28% probabilità di critico. Anche queste perk però non mi piacciono particolarmente. Abbiamo la mitragliatrice leggera, elemento fuoco, anch'essa Legacy, senza le tacchette. Ce l'abbiamo anche viola, anche questa Legacy, e anche questa oro Legacy dovrebbe essere, esattamente. Stabilità dell'arma, durevolezza, dimensioni caricatore, velocità di ricarica, elemento energia, senza le tacchette. Siamo al fucile semiautomatico. Allora, il primo grigio nulla, verde 10% danni, 14% cadenza di tiro. Eccolo, un altro Legacy ad acqua. Poi abbiamo anche questo Legacy, cadenza di tiro, 20% danni, 67,5% danni critici e 90% danni critici. Peccato che la probabilità è bassa. Se al posto della cadenza di tiro quest'arma avesse avuto qua la probabilità di critico, sarebbe già stata meglio di un'arma full, della stessa arma full pack oro. E poi abbiamo un altro preda sangue, elemento acqua Legacy. Peccato per le due perk di durevolezza e quella di cadenza di tiro. Certo, fate scaglia buia, è infinita quest'arma. Quanto durerà? 2 mesi? Fucile a colpo singolo. Allora abbiamo qua perk normali, elemento acqua Legacy e il martellatore oro, anch'esso Legacy, probabilità di critico. Finora non ho trovato nessuna perk che mi interessa particolarmente, devo essere sincero. Allora, anche questa è Legacy, 4 perk. E questa, per esempio, non è Legacy, avete visto? Ha le tre tacchette dell'elemento potenziate a full perk blu, quindi non è Legacy di conseguenza. Poi abbiamo lo schioppo laser, che è Legacy, più 10% danni d'arma, causa danni da tormento e basta, senza elemento, senza nulla. E poi quella oro, stabilità dell'arma, 15% danni, 67 danni critici, durevolezza e danni colpo alla testa. Anche questa, niente di particolare, essere sincero. Quindi passiamo ora ai fucili pesanti. Allora, si parte col tigrotto, teoricamente. Allora, 10% danni, elemento natura, anch'esso Legacy. Azzurro, Legacy energia, poi abbiamo Legacy un altro di natura, progetto viola, e Legacy
ad acqua. Guardate, 10% danni, 15% danni, 20% danni e 14% cadenza di tiro. Questa è un'arma legacy che secondo me merita, perché ha una perk di cadenza di tiro, è un pompa, il tigrotto comunque è bello utile, e ha le tre perk di danno. Quindi le tre perk di danno, vi ricordo che prima erano veramente veramente OP, cioè si optava per cercare quelle, se trovavi quante più perk di danno possibili eri ritenuto abbastanza fortunato. Quest'arma è interessante, tra l'altro ha anche l'elemento acqua sul tigrotto, quindi fatemelo sapere voi nei commenti, io per ora la lascio qui. E poi abbiamo lo spazzino, anch'esso legacy, ha la probabilità di critico e ha l'elemento fuoco legacy, vedete raga? Dopo lo spazzino abbiamo la doppietta, probabilità di critico, 10% danni, 14% cadenza di tiro, ok, 28% probabilità, anche questo è legacy, e oro purtroppo non l'ho mai trovato da mettere nel registro. Poi abbiamo il super gendarme acqua legacy, acqua e anche con probabilità, e anche oro legacy, probabilità di critico. Che cos'ha questo? Due perk di dimensioni caricatore, raga, quindi arriverà veramente un caricatore veramente veramente ampio, in più alla velocità di ricarica, a tutte le cose sommate messe insieme, potrebbe essere divertente da usare magari questo. Il pompa del nonno, allora, vediamo un po'. Bello, il pompa del nonno verde, addirittura col tormento, questo penso che non l'abbia nessuno, questo penso che nessuno lo abbia veramente tenuto. 45% danni critici e 10% danni d'arma causa danni da tormento. Quale pompa del nonno migliore di questo verde, raga? Quale pompa del nonno migliore? Poi abbiamo il castigatore, quindi però non è già più il pompa del nonno. Elemento acqua, legacy, elemento acqua. Poi abbiamo questo con due perk di probabilità di critico, raga, interessantissimo. E abbiamo l'orso legacy, 15% danni con l'elemento acqua. Le altre perk poi vanno valutate in base all'arma, in sostanza, raga. Velocità di ricarica sull'orso magari ancora è accettabile. Stabilità dell'arma, sinceramente, non mi interessa. E danni da colpo alla testa, vabbè, poteva andarci peggio, diciamo. Fucili pesanti tattici, ok, 45% danni critici, nulla, ok, nulla, queste non hanno nulla di che interessante. Poi abbiamo questa, 21% probabilità, niente, però guardate, ha due perk, danni bersagli storditi, danni bersagli rallentati, sta cosa non è più possibile farla. Elemento energia legacy, e dopo 5 colpi alla testa di fila i danni delle armi a distanza aumentano del 30% per 10 secondi. Attenzione, quest'arma cos'ha di particolare? Ha due perk di danni critici e una di danno, quindi il danno critico sarà veramente elevato, quasi come quella di una full perk normalissima adesso. Solamente che sulle armi base ovviamente non potete mettercele ora due perk di danno critico, no? Non potete mettercele, quindi di conseguenza fa sì che questo fucile pesante sia qualcosa di particolare. Poi abbiamo fucile pesante sovrapposto con 14% cadenza di tiro, 21% probabilità di critico. Abbiamo questo, elemento natura legacy, il bandito. E poi abbiamo anche un dissidente legacy, molto carino devo dire. Fucile pesante semiautomatico, ok, niente di particolare. Elemento natura legacy, questo legacy con due perk di danno e due particolari. Questo legacy senza nulla di particolare. E questo, anch'esso senza nulla di particolare, sempre legacy. Ora passiamo alle pistole. Siamo alle pistole automatiche, raga. Allora, cercherò di guardare quelle grigie così molto velocemente. Probabilità di critico, quindi sì, ce l'abbiamo legacy, elemento acqua legacy e probabilità di critico. Elemento natura legacy, 15% danni, e questa legacy senza nulla di particolare. La squartatrice legacy azzurra è una figata. Questa legacy nulla di particolare. Attenzione, attenzione, impatto più 25, potenza della respinta più 400 su un'arma del genere, probabilità di critico. È particolare, sicuramente magari non è nulla di speciale, però vale la pena provarla un futuro, no? Elemento fuoco legacy, e abbiamo un'altra arma legacy con probabilità di critico. Passiamo oltre. Revolver bolt, ok, niente di che, niente di che, ok. Elemento natura legacy, le eliminazioni con colpo alla testa, ok. Questa per esempio non è legacy. La prima che non è legacy nel mio registro, la seconda, comunque una delle prime. Abbiamo il drago, ok, questa è legacy con due perk di probabilità di critico, quindi questa potenziata magari con uno straniero potrebbe fare veramente veramente il panico, però è viola, peccato. Andiamo a perdere in sostanza due perk visto che è legacy, manco una. Facciamo due rispetto a un progetto oro, full perk oro, ecco. Qua niente di che, questa non è legacy. Pianta fuoco, attenzione, due perk di danno e una di probabilità, carina. Qua abbiamo due perk di danno critico e due di danno, questa è spettacolare. Per esempio, questa all'epoca sarebbe stata un'arma da craftare assolutamente. Poi abbiamo Araldo della Libertà di fuoco legacy, una perk di probabilità di critico, danni critici, velocità di ricarica e danni. Questa penso che era uscita direttamente nello shop così, quindi è originale legacy dell'anno scorso, raga. Poi abbiamo la morte tascabile, questa non è legacy. Abbiamo questa che va bene, questa è legacy, e questa no invece. Pistole cannone semiautomatico, vediamo un attimo al volo.
Danni critici, danni, cadenza di tiro, ok, questa era Legacy. E anche questa, Falcone con la perk di tormento per ultima senza nessun nesso logico. Stabilità dell'arma, dimensioni caricatore, danni da colpo alla testa, danni da colpo alla testa. Mazza raga, questa fa proprio schifo. Abbiamo la lepre, cioè la tempesta folle caos, mi pare, esattamente. Elemento natura Legacy, probabilità di critico e danni critici. Raga, questa per esempio è un'arma che mi piacerebbe tanto provare. In più ha durevolezza, quindi siccome la perk durevolezza sulle armi Legacy non si potrà cambiare, è semplicemente raggio solare, ci durerà di più e faremo più danni. Quello che mi interessa appunto è la probabilità, ecco, vorrei tanto provarla quest'arma. Poi abbiamo, vabbè, la pistola semiautomatica, non posso skipparla raga, dobbiamo per forza guardare. Probabilità di critico, bellissima. Cadenza di tiro, ok, e vediamo qua. Guardate questa oro raga, spettacolare, 10% danni, 15% danni, 20% danni e in più due perk di probabilità di critico, quindi potrebbe essere una figata, potrebbe essere, ma chi lo sa, va provata raga, va provata per poterlo dire, eh? È sicuramente particolare. Cadenza di tiro, ok, anche questa Legacy. E addirittura la nottola blu Legacy d'acqua abbiamo, GG. Abbiamo le ultime pistoline qua, eh. Ok, probabilità, danni, cadenza di tiro, ok, va bene. Danni critici e due perk di probabilità, raga, anche questa deve folgorare tantissimo. E questa una probabilità, un danno critico, un danno e due velocità di ricarica, niente di particolare possiamo dire. Allora, abbiamo i fucili di precisione laser, guardiamo un attimo, anche qua sono veramente interessato. Durevolezza, ok, niente di che. Danni critici, danni, niente di che. Questo senza elemento, probabilità e danni. Potrebbe essere interessante per qualcuno, ma non per me. Ok, questo nulla. Il cecchino con la perk di impatto e respinta. Cadenza di tiro, danni critici, danni, niente di che. Probabilità, danni, ok, niente di che. Passiamo oltre. Elemento natura, questa televespa non è Legacy, questa nemmeno. Elemento fuoco, Legacy, la lince, che schifo. Ok, anche questo Legacy, 20% danni, 28% probabilità di critico, eccetera eccetera. Anche questa Legacy. Il super trinciatore, elemento energia Legacy, bellissimo, anche se non lo utilizzerò mai. E questa Legacy, ma fa abbastanza schifo. Vediamo un po' questi cecchini. Elemento acqua, Legacy. Elemento natura, Legacy. Poi il vampa cecchino, vediamo. Probabilità di critico, ok, niente di che. E il colpo Legacy senza nulla di che, anche lui. I cecchini in sostanza non ci è andata particolarmente bene, eh? Speriamo con le armi esplosive, anche se sono solamente tre. Vediamo un attimo. Tre perk di velocità di ricarica sul lancio granate, attenzione mazza, questo ricarica in mezzo secondo. Danni, probabilità di critico, lo sparabombe, oro non l'ho ancora mai messo nel registro. Probabilità di critico, figata, sul lanciarazzi. Questo non è Legacy e questo nemmeno. Ok, queste erano le mie armi a distanza Legacy. Allora, nel mio inventario potenziato ho lo spargimorte con impatto più 25, potenza della respinta più 400. Poi ho questa gran spada con due perk di probabilità, una perk di danno critico e elemento fuoco. Ho lo spettro silenziato. Ho il fucile pesante all'elio con probabilità danni critici. E colpire un bersaglio afflitto causa una piccola respinta d'aria d'effetto attorno a esso. Questa perk purtroppo non esiste più. E oltre ad averla su questa pompa, ce l'ho anche. Questa perk identica ce l'ho anche sull'artiglio del drago e sulla mia spada al Krypton. Colpire un bersaglio afflitto causa una piccola respinta. Raga, che dire, io per questo video direi che è tutto, non vorrei farlo durare tantissimo. Se vi interessa un secondo episodio a riguardo, ho anche i progetti eventi pieni di armi Legacy, ovviamente non i nuovi eventi, quelli vecchi in sostanza. Possiamo decidere di fare un secondo episodio, semplicemente fermarci qui. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ve ne è sembrato di questo video, se volete anche il secondo episodio su appunto le armi degli eventi. E vi ricordo che proverò qualche arma, per farlo ho bisogno del vostro aiuto. Quindi se non l'hai ancora fatto, ti invito a scrivere un commento con scritta l'arma che ti piacerebbe vedermi provare, solamente riguardante queste Legacy. Le altre ovviamente le porteremo comunque e ci saranno modo e modo. Però fatemi capire riguardante questo video quale vi piacerebbe vedere di quelle che ho elencato. Per oggi è tutto. Bella bella!